Buongiorno, sono Paola D'Ambusti, sono assessore alla cultura e turismo di Firenze Bena e alle politiche sociali. Sono lieta di partecipare a questa intervista perché mi dà modo di farvi conoscere le realtà sociali del nostro comune. Un comune che è sempre in crescita e quindi, come tutto quello che è in crescita, ha bisogno di un notevole aiuto, ha bisogno che le persone credano in questa crescita. E noi ci crediamo nei servizi sociali perché comunque sono dei servizi veramente necessari, anche se non sono poi alla fine per noi comune obbligatori, ma sono necessari per tutti quanti i cittadini. E il servizio, per esempio, che dà sul nostro territorio la cooperativa Il Pungiglione, che con i loro operatori riescono a far lavorare, integrare, far sorridere questi ragazzi che hanno delle disabilità, per noi è di una importanza veramente fondamentale. E anche l'associazione Onlus, Insieme per Sorridere, che fanno moltissime attività, si propongono in tante attività per i ragazzi che sono appunto diversamente abili, per i ragazzi che non hanno purtroppo, hanno avuto una vita difficile, loro si propongono nelle loro tante attività. Purtroppo sono poche le realtà che abbiamo nel sociale in questo comune e noi ci auspichiamo che ci siano aiuti anche appunto dal di fuori che riescono a darci quello di cui noi purtroppo manchiamo, cioè di strutture, di operatori, di personale specializzato, di associazioni che stanno sempre di più nel sociale. Quindi io spero che questa iniziativa, questa lodevole iniziativa abbia questo effetto. Grazie. Salve, io sono Michela Azzori, la coordinatrice del centro socio-educativo Sottosopra di Firenze Abina, gestito dalla cooperativa sociale Il Pungiglione. Gestiamo questo centro dal dicembre 2009 e accogliamo attualmente 13 persone con disabilità adulte del territorio di Firenze Abina. L'obiettivo che noi abbiamo con questo centro è quello di attivare sempre più le autonomie delle persone e fare in modo che siano integrati e inclusi nella propria città, che è la città di Firenze Abina. Per questo riteniamo molto importante che le attività debbano essere svolte non soltanto all'interno del centro, ma soprattutto all'esterno. Riteniamo quindi molto funzionale la collaborazione con l'associazione Insieme per Sorridere perché con i loro spazi, la loro accoglienza e con gli animali ci danno la possibilità di lavorare su quelle competenze che definiamo trasversali, quindi la capacità di stare in contatto insieme con le persone, la capacità di acquisire piccole competenze e l'obiettivo a lungo termine è quello che le persone possano poi apprendere delle capacità che gli possano essere utili nel mondo del lavoro. Ciao, sono Annalisa del CSE Sottosopra e oggi farò alcune domande ai ragazzi del centro socio-educativo. Come ti chiami? Federico, Quanti anni hai? 28. Conosci l'associazione Insieme per Sorridere? Sì. Ci sei stato? Sì. E come ti sei trovato? Molto bene. Cosa ti è piaciuto di più? Mi è piaciuto di più andare in piscina, dare da mangiare al pony, ai cavalli, raccogliere mele, andare sul zompa zompa. E ti piacerebbe partecipare all'attività della fattoria didattica? Sì. Cosa ti piacerebbe fare? Curare l'orto, dare da mangiare agli animali e accudirli, raccogliere la frutta oppure fare visite guidate per i Fare visita ai bambini. Molto chiaro. Ok. Quanti anni hai? 26. Conosci l'associazione Insieme per Sorridere Francesco Piscilla? No. No. Sì. Ah, sì. E ci sei stato quindi? Sì. Come ti sei trovato? Benissimo. E cosa ti è piaciuto di più? Ecco E ti piacerebbe partecipare alle attività della fattoria didattica? sì. E cosa ti piacerebbe fare in modo particolare? Curare l'orto, dare da mangiare agli animali ed accudirli, raccogliere la frutta oppure fare visite guidate per bambini? Frutta. Ok, grazie, ciao. Niente, Cosa ti piacerebbe fare? Curare l'orto, mangiare gli animali che hai accudito o la frutta che hai raccolto? no, a quello mangio. La topina non lo firma. Sì, invece, sì. Che spettacolo questo. Che bello. No, no, che arriva la tappatia. Oh, che belli. E vai via.